Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastube Drums. Come potete vedere, qui vicino a me c'è una Yamaha Tour Custom, bellissima. Ma io non ho mai provato la Tour Custom, quindi oggi voglio andare a vedere come si comporta, quali sono i pro, quali sono i contro, e voglio provare tutto. Voglio stressare la batteria, voglio provare accordature diverse, voglio provare le meccaniche di Yamaha, perché Yamaha mi ha mandato tutto, quindi intanto grazie Yamaha. Voglio veramente vedere come si comporta questa batteria, perché si posiziona in una fascia medio-medio-alta, ma in teoria è una batteria come suono, come prestazioni, di fascia molto alta. Quindi mando la sigla e vediamo subito come si comporta questa batteria. Voglio dirvi una cosa importantissima su questa batteria. Qui la vedete con una delle due formazioni possibili fino ad oggi per acquistare la batteria. La batteria era possibile acquistarla o con cassa da 22, tom da 10, 12 e 16, o con cassa da 20, 10, 12 e 14. Ma da adesso, perché è stata presentata proprio al NAMM 2024, quindi in questi giorni, se state vedendo il video subito, se no comunque è stata presentata al NAMM 2024, una nuova serie di Tour Custom, cioè un nuovo setup, diciamo, di batteria, quello jazz, composto da cassa da 18, tom da 12 e timpano da 14. Ma la cosa interessantissima è che da adesso in avanti si possono acquistare i pezzi singoli, quindi ognuno può decidere come crearsi la propria Tour Custom, passando da una batteria minuscola, una batteria piccola come può essere quella jazz, a una batteria enorme. Qui avete una foto di come può diventare una Tour Custom. Quindi abbiamo una batteria, come vi ho detto, di fascia medio-alta, con un prezzo comunque per le prestazioni, teoricamente, poi andiamo a vedere, che è abbastanza accessibile anche come prezzi, ma diventa una batteria professionale come suono e professionale come montaggio, perché ognuno può veramente creare la batteria che vuole. Qualsiasi tipologia di cassa, qualsiasi tipologia di rullante, qualsiasi tipologia di tom. Come avete visto dalla foto, ci sono anche i gong drum, cioè quelle casse enormi senza pelle sotto, quindi si può veramente far di tutto. Ci sono un sacco di finiture possibili. Comunque qui sotto in descrizione c'è tutto, ci sono tutti i link, tutto il sito, tutto quanto. E quindi adesso vi ho detto tutto, vi ho detto che potrete acquistare i pezzi singoli e farvi la batteria dei vostri sogni come volete assolutamente. Adesso andiamo a vedere come suona però. Ok, eccoci qua sul set. Devo dire, finitura molto bella, a me piacciono tanto le finiture. Questa è una finitura che può sembrare normale, ma è nero satinato, quindi veramente molto 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 bella. Vi voglio dividere, diciamo, questa prima parte di video in quattro, cioè cassa, rullante, tom, hardware. Vi spiego bene tutto. Comunque voglio partire dalla cassa per fare una prova, nel senso, io la cassa adesso l'ho lasciata come mi è arrivata, cioè cassa 22x16, 22x16, quindi un po' più strettina, che a me piace di più, ma completamente vuota dentro, e con la cassa, con la pelle davanti, la pelle risonante, non forata. Quindi incomincio a farvela sentire così. Allora, devo dire che il suono non è il mio suono, nel senso che a me piacciono i suoni un po' più attaccosi, infatti adesso vado a manipolare un po', è un bel suono, è un suono bello grosso, con le basse che non danno troppo fastidio, perché poi tante volte è questo il problema delle casse, che devono avere tante basse, ma troppe poi danno fastidio. 22x16 sicuramente aiuta. Adesso quello che voglio andare a fare è forare la cassa,
mettergli qualcosina dentro e cambiare il modo di microfonarla, perché microfonata senza il buco devo microfonarla, come avete visto, per forza da davanti. Col buco invece posso entrare col microfono un po' dentro e andarla a microfonare in maniera migliore per i miei gusti. Ma cominciamo a farlo e poi sentiamo come suona. Quindi, allora, confermo che a me piace di più così, per una questione di gusto personale. Voi qui sotto nei commenti fatemi sapere qual è il suono che vi piace di più, se volete la cassa un po' più secca o se volete la cassa un po' più pomposa, un po' più con la nota, diciamo, è una questione di scelta, dipende dal genere che si fa, ma in generale devo dire che in tutti e due i modi suona di brutto, quindi molto versatile già da questo punto di vista la batteria o comunque almeno la cassa. Devo dire che però questo suono qua è bello esplosivo, non ha troppo volume, quindi si riesce a bilanciare bene nel momento in cui si suona un groove tipo... Molto bella. Vi ricordo che questa batteria è completamente in acero, sia i fusti di cassa Tom sia il fusto del rullante. Il rullante che devo dire ha una legna pazzesca, suona veramente bene e in modo molto potente. Soprattutto la cosa che mi ha fatto rimanere lì un po' di stucco è la sensibilità che c'è in ogni punto del rullante. Perfetto. La cordiera, che in questo caso è una 24 file, il rullante tra l'altro è un 14x6,5, esiste anche 14x5,5, ma a me più alti piacciono di più, e quindi probabilmente la cordiera aiuta anche un po', ma la sensibilità del rullante è pazzesca. E poi appunto ha veramente una mina pazzesca. Tra l'altro la cosa che mi sono accorto suonandolo, montando la batteria e suonandola, è che i bordi, i cerchi, sono diversi dal solito. Assomigliano un po' a dei diecast, ma i diecast di solito sono dritti. Quindi nel momento in cui si va a suonare sui diecast come cerchi, si frantumano le bacchette sempre. Questi ci assomigliano molto, ma in realtà, come potete vedere, sono un po' arrotondati verso l'interno. Non so se sia una questione di suono che magari gli dà un po' via d'attacco eccetera, non lo so, se qualcuno lo sa lo scriva qui sotto nei commenti, ma sicuramente posso dire che fa bene alle bacchette questa cosa, perché sugli altri Tom il rimshot non si usa più di tanto, almeno io non lo uso, ma sul rullante maciulla meno le bacchette questa tipologia di cerchio, quindi mi piace molto anche da vedere, devo dire molto bello. Per quanto riguarda i Tom, hanno un suono che fa spavento, ragazzi. Questa batteria avete capito che mi piace di brutto, perché nel momento in cui li suono acustici suonano bene, nel momento in cui vado, gli metto un microfono e vado a sentirli, raga, Yamaha come al solito fa spavento su sta roba, che appunto il suono microfonato è perfetto. Molto secco, la nota rimane lì, non dà fastidio.
Bellissimo, tra l'altro forse ho dato anche un po' una bacchettata a un microfono, ma abbiate pazienza, scusate. Quindi, come suoni, sicuramente pazzeschi. Nella seconda parte del video voglio andare a fare un po' di stress test a questa batteria per capire quanto può essere utilizzata in vari settori, in varie accordature e soprattutto in vari generi musicali. Quanto è versatile, ecco, non mi veniva questa parola. Tra l'altro il timpano in questo caso l'ho tenuto bello bello basso. Ma non fa una piega, quindi ottimo. E ultima cosa per completare questa prima parte riguarda le aste. Yamaha mi ha mandato queste aste che sono, devo dire, di livello bello avanzato. Ho deciso di montare un po' di piatti, ma ho deciso di montare questo China per fare uno stress test, diciamo, a una di queste aste, perché non so se lo vedete, probabilmente no perché voi vedete l'asta bella dritta, ma in realtà questo China è montato su un'asta, facciamo così che lo vedete meglio sicuramente, su un'asta con le gambe aperte più o meno, non proprio al massimo, e come potete vedere con l'asta tutta aperta, la giraffa dell'asta fino in fondo, per capire quanto si muove l'asta se viene stressata, con comunque un China sopra che leggero sinceramente non è. Adesso andiamo a menare un po'. Ok, allora, ho dato tutto quello che avevo, e comincio a sentire anche un po' caldo, devo dire, ma l'asta non si è mossa, lei non ha sentito niente, quindi, stress test, adesso vediamo con la continuazione del video, ma devo dire che tengono di brutto. In realtà, anche proprio prendendo le aste, si capisce quanto tengano, cioè veramente Yamaha in generale sull'hardware, sia per quanto riguarda le aste sia per quanto riguarda i pedali, è sempre stato uno dei miei marchi preferiti, l'ho sempre detto dall'inizio del canale, continua a confermare quello che penso. Molto bene, quindi seconda parte del video, diciamo, oggi l'ho diviso in queste parti con una parte suonata in mezzo, boh, così per cambiare un po'. Allora, seconda parte, come vi ho detto, voglio andare a mettere un po' le mani su questa batteria e vedere come si comporta. La prima parte su cui voglio mettere le mani è il rullante, perché in realtà sulla cassa l'abbiamo già fatto praticamente. Il rullante, quando si mettono le mani sul rullante, è sempre un po' un campo minato perché escono armoniche strane. Quindi la cosa che voglio fare è provare a tirare giù di due giri, anzi di due mezzi giri, le viti del rullante e vedere che cosa succede. Così, senza stare a dire l'accordo in una maniera particolare, cioè, voglio vedere che cosa succede. Quindi arrivo, finisco e arrivo. Alle armoniche, ma le armoniche quelle belle dei rullanti belli. Quindi
Ok, vi ho fatto sentire una parte suonata con rimshot pieno, poi ho girato la bacchetta e ho suonato senza rimshot. Adesso andiamo avanti e tiriamolo ancora giù senza cambiare la pelle risonante. Vediamo che cosa succede. Allora, tiriamo ancora giù di mezzo giro ogni una vite ogni due. Vediamo che cosa capita. Non è vero, tiriamo giù anche le altre. Questo è uno stress test, diciamo, che faccio sempre rullanti per vedere il la gamma sonora che hanno, perché appunto ci sono alcuni rullanti che suonano bene alti ma non bassi, alcuni il contrario. Vediamo. Ok, allora, la cosa che mi piace di questo rullante è che in qualsiasi accordatura ha una caratteristica diversa. Quindi in questo caso anche le armoniche che escono, che sono basse, anzi, che sono basse sopra e alte sotto, quindi vanno un po' in contrasto, danno un sapore particolare. Quindi mi piace molto. Proviamo adesso a tirarlo anche meno sotto e vediamo che cosa succede, perché secondo me diventa una bomba atomica. Più di quello che già è. Ok, quindi l'ho tirato in una maniera improponibile per riuscire a capire qual è il a quanto si può spingere, e comunque appunto suoni più belli, suoni più brutti, ma continuano ad avere una sua caratteristica. Pensate un brano suonato così. Ci può stare assolutamente, quindi super versatile. Tra l'altro non vi ho detto che la cordiera, che vi ricordo è 24 fili, quindi con qualche filino in più, ha il tendicordiere doppio, quindi sia da questa parte sia dalla parte opposta. In questo modo la cordiera può andare su e giù nello stesso identico modo e non avete una parte di rullante con la cordiera più tirata e una parte di rullante con la cordiera meno tirata. Questa è una cosa che a me piace tantissimo. Ok, tiriamolo di nuovo un po' sul rullante e facciamo la prova con i tom. Forse un filo più giù di prima, ma va bene. Allora, tom, partendo dal timpano, voglio fare una prova. Abbiamo detto che il timpano è basso, ma se io prendo una vite e la mollo completamente, ne mollo due, completamente. Impressionante. Si sente un po' di rumore di viti perché sono svitate, ma quanto può tenere? Non riesco a capire. Svitiamone ancora una. Comunque i problemi che hanno i timpani quando li tiriamo troppo giù, che poi fanno pow, questa cosa qua, e io adesso le svito tutte. Voglio vedere se finalmente. Ok, continua a suonare in realtà, però almeno non ha più la nota. La nota la tiene veramente fino allo stremo dell'accordatura. Questa è una roba impressionante. Per quanto riguarda le accordature alte, ve lo dico tranquillamente, non ha nessun problema. Come potete vedere, cioè, va bene, va bene.
accordiamolo a caso e suonerà bene, quindi facilità di accordatura 10 più. Ma la stessa cosa anche sui tom, io svito una a caso. Eh sì, raga. Questo con due viti svitate completamente. E vi assicuro, poche batterie tengono questa prova qua, eh. Ok, il tom 2 fa un po' più fatica, grazie. Dai, proviamo ad andare su come accordatura, vediamo cosa succede e poi basta. E poi per oggi non la sfrutto più, poveretta. Le sto facendo passare le pene dell'inferno, ma è colpa sua perché continua a tenere tranquillamente tutto quello che faccio. Raga, non so che dire. No, una cosa da dire ce l'ho ancora, nel senso che accordata così mi aspettavo che, come il 90% delle volte, ci fossero delle corde infinite. Non ci sono, quindi non riesco, ci ho provato oggi, raga, ve lo giuro, ci ho provato a trovare qualcosa che non andasse, ma questa batteria mi ha sempre risposto con schiaffi in faccia. Perfetta da suonare in qualsiasi caso, a casa, live, o in studio, raga, questa fate un figurone pazzesco. Ovviamente mi piacerebbe in realtà questa averla due tom due timpani, sicuramente. Adesso c'è la possibilità ovviamente di andare a inserire qualsiasi pezzo, quindi per quanto mi riguarda probabilmente farei due tom due timpani e forse un tom aggiuntivo da 8, magari da mettere qui o da mettere dopo il timpano. Mi piacerebbe fare questa cosa, e si può fare, quindi è una cosa più che fattibile da adesso in avanti con questa Tour Custom. Quindi basta, torniamo di là, vi dico un po' di cose conclusive e per concludere questo video che mi ha veramente spiazzato, e basta, e poi ci salutiamo. Quindi ragazzi, allora, come ho già detto, non sono riuscito a trovare un qualcosa di negativo a questa batteria. L'ho stressata veramente tanto, ho stressato i fusti, ho stressato la cassa rullante, ho stressato le aste, ho fatto tutto quello che era in mio possesso, nelle mie capacità per cercare di mettere in difficoltà questa batteria, non ce l'ho fatta. Ha vinto lei, veramente una batteria pazzesca, una batteria ottima, ve lo assicuro. Se avete bisogno di una batteria veramente di fascia altissima come qualità di suono e di meccaniche, assolutamente ve la consiglio, con un prezzo appunto che non arriva a quei prezzi assurdi che hanno batterie comunque di livello così alto. Quindi assolutamente super consigliata. Vi ricordo che da adesso in avanti, proprio da adesso, perché è uscito al NAMM 2024, c'è la possibilità di acquistare qualsiasi pezzo singolo della batteria, quindi casse, tom, rullanti, che volete assolutamente. E le tre possibilità di set sono 22, 10, 12, 16, 20, 10, 12, 14, che erano già le due normali, e in più adesso il set jazz, cassa da 18, tom da 12, timpano da 14. Quindi, che dire, vi lascio tutto quanto qui sotto in descrizione se volete vedere tutte quante le specifiche, se volete vedere tutte quante le colorazioni possibili, tanto c'è tutto sul sito. Quindi io ringrazio ancora Yamaha per avermi mandato questo gioiellino, perché veramente oggi ci sono rimasto di stucco, mi ha ucciso questa batteria, sono contentissimo di averla provata, spero di poterla portare ancora sul canale. Fatemi sapere qui sotto se volete altri video sulla Tour Custom. Che dire, veramente sono veramente 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 molto felice di questo video, spero vi sia piaciuta anche a voi questa batteria tanto quanto è piaciuta a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, cliccate campanellina, cose, andate,
fate tutte le cose che sapete, ma tanti di voi guardano i video e non si iscrivono. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!